Benvenuti in questo nuovo video. Allora, incominciamo con un bel terrario di piante succulente. Allora, iniziamo sempre con l'aggiungere dell'argilla espansa, cercando sempre di creare una pendenza in modo tale che il terrario sia più bello esteticamente. E iniziamo ad aggiungere un po' di terreno. Non aggiungo più il muschio direttamente sull'argilla, aggiungo un po' di terreno perché ho notato, anche se sinceramente non l'ho trovato scritto da nessuna parte, che il muschio resta più umido. Poi inumidiamo sempre con un po' d'acqua, basta uno spray, un qualunque spray che avete. Aggiungiamo il terreno cercando sempre di dare una pendenza, ma è più una questione estetica, non è una questione funzionale. È una questione estetica perché le piante che sono di dietro poi vengono più esposte se voi cercate di dare una pendenza verso la parte posteriore del terrario. Questo poi è un terrario aperto, è ancora più bello, vedete, poter dare una pendenza, insomma viene più esteticamente più accattivante. Ricordate sempre di inumidire il terreno per poter piantare le piccole piantine e di compattarlo quando potete, prima di fare il fosso, come in questo caso, chiamiamolo fosso, molto scientifico, chiamarlo fosso, e per mettere la piantina dentro. In questo caso, quando comprate queste piantine, che sono piantine che trovate in qualunque tipo di negozio, non occorre levare il terriccio da vicino, ma piantumatela con tutto il terriccio e poi piano piano aggiungete il terriccio ai bordi in modo tale da stabilizzare la piantina del terreno. Questa è la parte più bella, aggiungere il cosiddetto hardscape. Beh, diciamo si tratta di legnetti, materiale puramente ornamentale che dà un senso più naturale al terrario. Poi vai con l'altra piantina. In questo caso la seconda piantina, la piantina sempreverde, la aggiungo quasi al bordo inferiore del terrario, poiché quando crescerà le foglie ricadranno verso l'esterno. Tenete conto che queste piantine hanno una crescita abbastanza lenta, ma comunque importante. La pianta che vedete dietro crescerà notevolmente e il terrario cambierà proprio forma. E poi del pietrisco, della ghiaia, chiamatela come un po' volete voi, però comunque è molto carina come cosa. Ma ci sono varie marche. Allora, in questo caso io ho utilizzato una ghiaia, un pietrisco di una marca nota per nell'acquariologia. E mi piace, è carino, è bianco, è fatto bene, non perde colore con l'acqua, poiché appunto è fatto per stare in acqua, insomma, lo so, è esteticamente molto gradevole. Noto che viene usato spesso, a me piace moltissimo, quindi lo metto, contrasta molto bene soprattutto con i cactus e le piante succulente come in questo caso. Mi rendo conto che comunque il terrario ha un costo. Comprate del terriccio buono,
ma soprattutto comprate delle piantine buone. Queste piantine hanno un costo più o meno di 2 euro, 2,50 euro l'una, e invece l'hardscape, legnetti e pietre in effetti sono totalmente gratis, poiché nei vari viaggi magari qualche ciottolo, un legnetto che trovate a riva di mare. Ovviamente lavateli sempre bene in acqua dolce se vengono da acqua salata, e spruzzate tanta acqua, vaporizzate quanto più acqua potete. E poi la parte finale, una bella pulizia al terrario. Il terrario è completo.